Sono saliti in tre la scorsa notte su una torre faro alta 50 metri tra i binari della stazione centrale, un gesto estremo a 48 ore dal loro licenziamento. Questa non è una battaglia né mia né quella degli altri due colleghi, ma è una battaglia di tutti gli 800 lavoratori che il giorno 11 saranno licenziati. Fino a quando siete intenzionati a stare su? Ma finché non ci daranno delle garanzie, credo che saremo qui. Decisi a rimanere su a oltranza finché non avranno risposte, a protestare a Milano ma anche in altre città italiane, 800 lavoratori notturni, 150 in Lombardia, degli appalti dei treni, gli ex wagon leads che con l'introduzione del nuovo orario dall'11 di dicembre verranno soppressi. Noi siamo 800 lavoratori della wagon leads, della Vastel, della Servirail, che vengono licenziati non perché manca il lavoro, ma per una politica scellerata dell'amministratore delegato Mauro Moretti. Noi siamo licenziati perché Moretti ha deciso che la gente deve viaggiare sulle frecce rosse con un costo triplicato. Licenziamenti dei lavoratori ma anche disagi per i passeggeri che perderanno il servizio cuccette con cui potevano viaggiare a costi più economici di notte. Così si taglia il paese in due, denunciano i lavoratori che hanno chiesto una ricollocazione all'azienda, finora senza risposta. Stiamo chiedendo infatti l'apertura di un tavolo perché non riusciamo a capire come mai, visto che molti lavoratori vengono buttati fuori dall'indotto, essendo professionalizzati, possono essere ricollocati sia nel trasporto regionale o altre aziende del settore, non vengono prese in considerazione anche queste strade. Avete tutti famiglia, immagino? Sì. Lei ha figli? Sì, io ho due figli e tra l'altro sono in fase di separazione. Ancora più drammatica la situazione degli 86 addetti alla manutenzione che oltre al licenziamento da 6 mesi non percepiscono lo stipendio. Io e i miei colleghi siamo senza stipendio e per portarci avanti in una situazione di questo genere dobbiamo chiedere chi può ai genitori, chi può a chi li aiuta e le banche che non ti danno più niente perché non avendo più la busta paga non ti danno più niente.